Eccoci qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Formula 1 2014 e siamo qui con la gara di Ungheria, Budapest. Ho appena fatto le qualifiche e non partiamo di certo molto avanti, partiremo in nona posizione, quindi un circuito molto tortuoso, molto stretto, difficile da superare, che poi vanno anche abbastanza veloci. Quindi come al solito prima fila, cioè Vettel insieme a Rosberg. Purtroppo noi con la Mercedes comunque non riusciamo ad andare bene mai in qualifica, diamo il meglio di noi in gara. Quindi adesso noi partiremo in nona posizione, vediamo la solita strategia, 18 giri, partiamo con i morbidi naturalmente usati in qualifica, entriamo all'ottavo. Io direi che 8 giri sono già troppi, però direi che la lascio, perché come ho detto è un circuito tortuoso con molta accelerazione in uscita di curva, quindi le posteriori qui se magnano, se magnano. Comunque, per quanto riguarda la sfida compagno testa a testa, stiamo dominando 3 su 5, perché comunque ci batte sempre in qualifica in giri veloci Rosberg, ma in campionato siamo abbondantemente davanti. Comunque, vai vai, partiamo, dai, in gara, via. Vai vai. Vediamo un po', dai, che combiniamo. Cercherò di superarne il più possibile nella prima curva, perché come ho detto in partenza sono abbastanza lenti. C'è un cielo un po' così. Nelle prove libere stava piovendo, in qualifica no, e qui in gara sembra nuvoloso. Spero che non piovi, non piova. Non piovi. Non piova verso metà gara. Vediamo un po'. Ci proviamo, eh. Partiamo, via via. Ci abbiamo Alonso davanti. Vediamo che combiniamo ragazzi. Partivamo in nona posizione, non credo che riesco a infilarli. Invece ne infilo di brutto tutti, perché come ho detto loro sono abbastanza un po' idioti nelle curve in partenza. Cioè partivamo noni, cioè abbiamo trovato una porta aperta, ci infiliamo, la traiettoria consente di avvantaggiarci nella curva e mamma mia se andiamo davanti. Che partenza! Adesso sta tutto nel restare davanti. Sta tutto nel restare davanti. Come ho detto, è un circuito abbastanza tortuoso. Budapest, l'Hungaroring è sempre stato difficile. Cioè, devi avere abbastanza carico aerodinamico per queste curve non veloci, però pericolose. Vedete, ci sono già dietro con Rosberg. Circuito molto tortuoso, stava già cercando di infilarsi, però oh, ragazzi, partivamo noni. Come ho detto, spero che nel 2015 vedo un'intelligenza più artificiale, perché non esiste nella realtà partire noni e poi nella prima curva essere già primi, non esiste. Quindi solo perché è un'intelligenza artificiale abbastanza deludente. Attenzione che ci abbiamo Hülkenberg, stranamente una Force India ci sta tallonando dietro, strana etta, strano, strano, come ho detto. C'è un cielo, come ho detto, nuvoloso, però non è previsto pioggia nella gara, quindi a meno che non piova verso fine gara, però come ho detto nelle prove libere stava diluviando. Infatti ho fatto pochi giri tanto per vedere com'era il circuito. Nelle qualifiche era tipo adesso in gara e non ha piovuto, quindi penso che non piova e comunque non era previsto in gara, però si sa mai, come ho detto, computer del tempo meteorologico quello che è, quindi abbastanza tarocco. Qui ho delle serie difficoltà, infatti anche in qualifica qui non riesco ad andare veloce, perché infatti mi riprendono di brutto e questo è il tratto un po' misto, il tratto più difficile dell'Hungaroring. Poi ci sono le classiche curve qui che sono un po' bastarde. Comunque è un circuito che consuma tantissimo le gomme, perché ci sono curve dove devi accelerare, frenare, insomma, esci con le marce basse dalle curve, quindi le posteriori slittano molto, quindi è un circuito che consuma tanto le gomme, soprattutto le posteriori. Quindi
quindi, come ho detto, la strategia era l'ottavo per entrare, per mettere i duri. Vediamo, io l'ho anche lasciata quella strategia, però se vedo che le gomme non ce la fanno non è che posso continuare, però come ho detto adesso io cercherò di stare più possibile in prima posizione. Primo settore siamo i più veloci di tutti, infatti faccio anche il record. Poi è da qui che perdo, da qui perdo un casino. Infatti in qualifica ero il più veloce nel settore 1, ma di molto, anche di 5 decimi anche. Poi perdevo un casino qui, tipo quasi 8 decimi. Tutto in questo tratto non riuscivo proprio ad andare come vanno loro. Sono tutte curve da fare qua, non proprio a pieno, però cercare di farle un po' più rapidamente. Però non ci riesco perché la macchina non gira se vai a fare delle curve veloci. Però ci proviamo. Tutto questo tratto poi un po' così. Inizia il quarto giro. Va bene, Vettel, noi stiamo correggendo con Vettel e Rosberg, perché come ho detto Hülkenberg non credo che resta seconda posizione. Comunque ci fa un po' da tappo anche Hülkenberg, quindi per gli altri due, per Vettel e Rosberg mi va bene, perché come ho detto sono più pericolosi di Hülkenberg. Red Bull e la Mercedes di Rosberg sono più. Vedete, qui guadagno tantissimo, cioè guadagno mezzo secondo quasi. E poi è qui che è il problema. Abbiamo delle serie di difficoltà ad affrontare queste curve, almeno le facciamo troppo lente nei confronti degli altri, quindi da qui in poi perdiamo tanto. Ecco, qui ho fatto anche un piccolo errore, vado oltre, quindi l'ho perso un bel po'. Sarebbe bello comunque uscire dai box e tornare i primi, perché se succede così abbiamo vinto, perché poi come sapete noi facciamo la solita strategia tappo, nel senso che facciamo il tappo, non li facciamo più passare come sto facendo adesso, però perché se adesso questi qua mi superano non li prendi più, quindi attenzione qui al muretto. Sta curva ho sempre paura di sbattere contro il muretto. Inizia il quinto. Abbiamo le gomme. Vedete, è un circuito che consuma tantissimo, proprio molto molto. Cioè siamo solo al quinto e ho già le gomme in pessimo stato, anche le posteriori di brutto. È un circuito che consuma molto le gomme. È uno dei tanti circuiti che proprio le mangio alle gomme, quindi soprattutto le posteriori. Molto tortuoso come circuito, quindi stretto, difficile da fare sorpassi, infatti come vedete non tentano quasi mai, ma come ho detto poi l'intelligenza artificiale è quella che è. Bisogna vedere nel 2015 che cosa hanno combinato la Codemaster, perché assolutamente nella realtà non si può vedere partire in una posizione, in una curva e trovarti primo, quindi assolutamente non esiste. Però, come ho detto, sono abbastanza stupidi, soprattutto in partenza. Poi si rifanno sotto in gara poi non riesce mai a distanziarli, quindi. Vabbè. Ci proviamo, siamo al sesto, ancora due giri. E ho già problemi seri delle gomme, eh. Le posteriori. Guardate qua, ogni giro peggiorano tanto, tanto, quindi. Adesso vedo che posso fare. Anche perché comunque la Mercedes non dovrebbe consumare molto le gomme rispetto alle altre squadre, quindi
l'ho detto, abbastanza performante. Qualsiasi tipologia di gomma, morbida, dura, hard, insomma, super soft, però come ho detto ciuccia tanto le gomme questo circuito. C'è Hülkenberg che praticamente ci sta spingendo. Attenzione! Non gli ho fatto niente, perché è lui che... No, non l'ho neanche toccato, perché sennò mi avrebbe dato anche avvertimento che ho fatto incidente. Attenzione a Hülkenberg che se n'è andato per frasche proprio. Ha perso un po', si è proprio girato. C'è tanto Raikkonen stranamente in seconda posizione. È una gara strana comunque, eh? Nel senso che non sono i piloti, i classici piloti dietro. Vabbè, a parte Rosberg e Vettel, però adesso c'è Raikkonen, quindi stiamo un po' facendo tappo, però finché non mi supero, me ne fregano, ammazzano. Adesso c'è Raikkonen con la Ferrari. Hülkenberg proprio se n'è andato. Peccato perché mi faceva un piccolo aiuto per i piloti più veloci. Comunque ho delle serie difficoltà, eh. Non la tengo più la macchina. C'è Raikkonen proprio velocissimo qua. Devo fare anche un altro giro, perché sicuramente loro iniziano ad entrare all'ottavo, quindi non vale la pena entrare adesso, perché perderei un casino di tempo, perché pista libera vanno nettamente più veloci. Però comunque non credo che riuscirò a tornare primo dopo la sosta, perché come ho detto si sa che la pista libera vanno sempre più veloci. Comunque puntiamo al podio, vediamo un po' se riesco, perché l'obiettivo è terzo. Un po' troppo però richiedono, eh? Cioè partivamo non è che possiamo ogni volta arrivare a podio, eh. Adesso vedo perché sicuramente molti proseguono. Non so chi però, è quello. Mi interessa sapere chi è che prosegue e chi entra. Che noi dobbiamo entrare adesso. Adesso è un bel punto di domanda se entrare adesso o fare un altro giro. Guadagno molto qui, ma vedete le gomme di dietro come sono distrutte, neanche davanti poi. Cioè, vedete, come ve l'ho detto, è un circuito che mangia tantissimo le gomme questo. Perché come ho detto ci sono curve dove esci a basse marce, quindi le ruote posteriori slittano troppo. Poi qui ho delle serie difficoltà in questo tratto misto. Del Lungaro Ring veramente paurosamente tosto. Quasi quasi fare un altro giro, ragazzi. Aia, che è successo? Anche Raikkonen se n'è andato. Guardate come slitta. Proseguono quasi tutti. Rosberg, mi sa, Vettel. Vabbè, un altro giro, va. Ormai i big proseguono tutti. Qui al DRS. La valla spacca, ragazzi. Un altro giro con queste gomme pessime. Non lo posso fare. Guardate come slitta dietro. Ma Rosberg prosegue, sicuro. Se entro io lui prosegue. Io un altro giro non ce la fo. Non ce la fo un altro giro, assolutamente. Sono andato anche ben oltre, perché la strategia era per l'ottavo. Guardate qua. Le serie di difficoltà a tenerla in traiettoria. Dio santo, non è inguidabile. No, 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 ma io capisco come cazzo. Vabbè, vediamo fa. È inguidabile.
Scusa. Lo so, ma non la tengo più la macchina. Cioè, guarda, guarda. Guarda qua. Vai, box che è inguidabile, vai. Mamma mia, che casino. Ah, entrano. Cioè, entra anche a Rosberg. Un po' stupido se entra perché ci sono io. Oh, vabbè, non saprei. No. No, Rosberg è davanti. No, però mi dà se... Dai! Guarda qua, Vettel. Vettel è passato. Vabbè, vediamo fa. Se è passato Vettel non lo prendi più. Maledizione. Comunque siamo terzi. Non so se Rosberg ha proseguito o è entrato. Penso che ha proseguito comunque. Sì, ha proseguito. Era davanti. Se no era abbastanza stupido se entrava perché doveva stare fermo aspettando il mio pit. Non so come cazzo fanno a guidare a gomme finite, ma come succedeva nel 2013. Addirittura facevano giri record con le gomme morte dopo 8 giri. Proponibile. C'era il bug comunque dell'usura delle gomme per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Qui si presenta un po' meno, ma comunque neanche di tanto, perché comunque sono sempre più veloci di noi. E comunque Vettel non lo prendo più. Adesso vediamo se riesco a uscire. Riesco a riuscire a passare Rosberg, che è il pit. Ancora fermo, dai, un secondo posto. Sì, un secondo lo ciuccio. Sì. Poi tra l'altro è Vettel che è dietro di noi in campionato, non Rosberg. Comunque mettiamo normale, che qui sennò famo danni, va. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, perché se riuscivamo a uscire davanti a Vettel, come ho detto, facciamo il solito nostro la nostra strategia tappo, nel senso che li teniamo dietro fino alla fine, buonanotte. Invece no, Vettel è passato, quello fa il vuoto adesso. Quindi non c'è più niente da fare, per Vettel non lo prendi più, quindi. Attenzione, lì i cordoli sono altissimi, la macchina salta. Però mi va bene un secondo posto. Tanto questi non li farò mai passare, questo è poco ma sicuro. Cioè mi difenderò in modo senza fare danni, però non li farò passare. L'obiettivo è il terzo e siamo davanti di una posizione. E c'è Rosberg abbastanza indietro, quindi partiamo noi. Siamo al dodicesimo, comunque. Tanto la miscela, il carburante è su ottimale. Sta uscendo il sole, quindi nessun problema per quanto riguarda il meteo. Si pensava che potesse piovere verso fine gara, ma no. Sta addirittura uscendo il sole, quindi così. Purtroppo Vettel vola, guadagna quasi un secondo a giro, anche di più. Questi cordoli sono abbastanza pericolosi da prenderli a pieno. Oh, come ho detto, ho difficoltà in questo tratto, proprio qui non riesco a essere veloce come ero, cioè, infatti anche in qualifica non ero per niente competitivo lì. Siamo dodicesimo, ancora un bel paio di giri. Lunghetta la gara, eh?
sarà un po' da soffrire qui. Cosa c'è? Ricciardo. Mira. Come siamo con le gomme? Anteriori vanno bene, posteriori insomma, iniziando. Gira. Ma mi sto trovando peggio con le dure rispetto alle morbide che avevo usurate. Cioè non gira tanto adesso, eh. Non è che non siano in temperatura, non credo però. Abbiamo fatto già 3 giri con queste gomme. Vediamo un po'. Ah, lungo, lungo. Vabbè. Stavo guardando le condizioni delle gomme, se erano in temperatura. Insomma, non è che siano proprio al top, però mi sto trovando un po' più in difficoltà con questo tipo di mescola che con le altre. Questa la vedo un pochettino più difficile da sterzare. Ancora 4 giri. Ho detto un circuito difficile da sorpassare, quindi tipo, diciamo così, un circuito tipo, diciamo, Monte Carlo, non proprio come Monte Carlo, però conta molto la qualifica, quindi se parti bene davanti hai praticamente già vinto, come ho detto. Sì, ma non passerà male, questo è poco ma sicuro. Adesso si attende ragazzi solo l'uscita del 2015 che secondo me comunque lo rinviano ancora. Secondo me non esce proprio la data che hanno. Sta buona dietro. La data che hanno detto che dovrebbe essere verso il 20 giugno, comunque verso metà giugno, ma non credo, secondo me lo rimandano di un mese ancora, perché mi pare strano. Qualche problemino ancora ci sarà, quindi secondo me forse lo esce a luglio o agosto, ma agosto non credo, forse a luglio, però secondo me non esce il nuovo Formula 1 a giugno. Un mese sicuro lo rimandano. E fanno sempre così di solito. Dicono le date, ma poi nada proprio, nel senso che non esce. Non ne parliamo per GTA 5, come quante miliardi di volte l'hanno rimandato la Rockstar, cioè sì e no, forse 3 o 4 volte. Doveva uscire addirittura l'anno scorso o comunque verso il periodo di dicembre, è uscito addirittura aprile di quest'anno, quindi miliardi di volte, anzi doveva uscire a marzo di quest'anno e l'hanno rimandato ad aprile. Infatti qualcuno di voi si starà chiedendo, che mi hanno detto anche nei commenti, quando è che inizio GTA 5? Come ho detto ragazzi, GTA 5 per il momento non lo farò ancora perché sto attendendo qualche eventuale offerta del gioco, perché adesso costa veramente un botto. Su Steam costa 60 euro. E anche nei siti di EA non è abbastanza basso il prezzo. Siamo sempre lì sui 50-55 euro, quindi non è che sia una differenza così. Su Steam costa 60 euro, sui siti di che vi metto in descrizione, l'ho già guardato, ho già dato un'occhiata, ma non è comunque abbastanza basso neanche lì, quindi bisognerà attendere un po', cioè, lì mi sa che costa sui 50-45, quindi non è poco, quindi. Per il momento GTA 5 è rimandata la serie.
sul mio canale. Come ho detto, sto attendendo qualche eventuale offerta che sicuramente arriverà anche su Steam, perché come ho detto usciranno saldi estivi ogni anno, escono, secondo me lo abbassano. Cioè, per chi l'ha comprata adesso GTA 5 60 euro, secondo me fanno un'offertona, lo mettono a 30 euro secondo me con i saldi, o sui 30 o sui 35, qualcosa del genere. Quindi quando ci sarà un'eventuale offerta sicuramente lo andrò a prendere e faremo la serie. Come ho detto, adesso ci sono anche altri giochi che sto facendo, che ci sono, e poi dovrebbe uscire anche MotoGP, quindi tra un mesetto, anche meno, che MotoGP è previsto per giugno come Formula 1. MotoGP è della Milestone, però bisogna vedere se anche quello non sarà rimandato. Come sapete, MotoGP ha avuto discorsi, MotoGP soprattutto per la versione PC ha sempre avuto delle serie problemi, bug a non finire. Ma più che altro la Milestone ha sempre avuto problemi nei giochi per versione PC. Anche questo gioco che è uscito da poco, Ride, che sto facendo anche quello nel canale, ha un casino di bug. Praticamente FPS che cala una bestia, poi bug per quanto riguarda la carriera che non salva. Mi sa che non li hanno neanche ancora risolti questi problemi. Problemi che ho letto che ci sono anche per le versioni di console, perché quel gioco è uscito anche per PS4. E ho letto che ci sono problemi anche per quanto riguarda che non salva la carriera. Comunque tutte le medaglie che si sono vinte qui mi hanno spinto. Dannato Ricciardo, proprio si è vista come mi ha spinto. Come ho detto lì, vanno nettamente più veloci di me. Però stai buono lo stesso dietro, Ricciardo, perché siamo quasi all'ultimo giro, eh? Sta buono dietro, va. Ormai Vettel a 20 secondi anche di più. E come ho detto, ci sono problemi per quanto riguarda Ride anche nelle versioni console. Per PC non ne parliamo, cali di FPS, non salva la carriera, bug a non finire. Come ho detto, la Milestone ha sempre avuto i problemi per i giochi per PC, un po' meno per quelli console, però insomma. Quindi secondo me anche MotoGP, che hanno detto che dovrebbe uscire verso metà giugno, comunque verso fine giugno, secondo me anche quello lo rimandano di qualche settimana o due, perché i bug ci sono sempre, comunque i problemi ce n'è sempre, quindi lo fanno uscire qualche settimana dopo sicuramente, dalla data che dicono. Ma è sempre così comunque. Comunque, oh, siamo all'ultimo giro ragazzi, un secondo posto ottimo, ottimo, perché partivamo noni, anzi eravamo primi al primo giro, alla prima curva anzi. Purtroppo però Vettel ci ha fregato quando noi stavamo uscendo in box. Vettel non si prendi più, quando vanno davanti non li prendi più, non c'è modo. Se era dietro facevo così come gli altri che sto tenendo, cioè Ricciardo e tutti gli altri non sono passati, perché come ho detto facciamo la solita strategia da tappo per tenerli dietro buoni buoni. Vettel vince, ma mi va bene questo secondo posto, dai, buono, qualifiche molto disastrose, noni e arriviamo secondi, obiettivo pienamente completato. E poi Rosberg è addirittura settimo, settimo, quindi come ho detto un circuito molto difficile dove per superare. Partiva secondo Rosberg, praticamente ci ha quasi invertito le posizioni di noi. Va bene, prendiamo 18 punti, però non ci è andata tanto bene perché Vettel è proprio quello che è dietro di noi in campionato ed è a meno 28. Costruttori siamo messi benino, 45 punti, quindi non preferivo Rosberg alla fine che era davanti a noi, era invece proprio Vettel che dovevamo tenere dietro. E vediamo poi la prossima gara quale un Garoring, un GP di Ungheria positivo, però dai, positivo, ci sta, questo secondo posto è buono.
Come ho detto, diamo il meglio di noi in gara. Andiamo male in qualifica, però in gara ci siamo, ci siamo. Allora, la prossima gara è Belgio. È Belgio Spa è un gran bel circuito che mi piace, abbastanza veloce. Ci sarà solo in tutte le sessioni, quindi va bene. E cercheremo di fare un'ottima qualifica e gara anche. Come sempre, voi commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Iscrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, Google Plus e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Danix0689.